Nuovo video. In realtà per me non è passata una settimana perché sto registrando questi finiti subito dopo l'Holdem, ma volevo veramente togliermi almeno una parte perché 3 mesi senza registrare video dei finiti per me sono un vero delirio. Questa è la busta con i prodotti di corpo e capelli più jolly, manca il viso che registrerò nel weekend. Quindi intanto iniziamo da questi qua, partiamo e tengo qua la busta sulla scrivania perché è veramente immensa e non riesco a tenerla addosso come faccio di solito. Iniziamo con il primo prodotto che ho terminato in questi giorni, questo bagno doccia Rubina. Tra i prodotti che ho provato di Rubina, devo dire che è quello che mi è piaciuto meno. Sicuramente valido per quanto riguarda la delicatezza e l'azione idratante. È anche antibatterico, quindi se avete una pelle particolarmente sensibile o se lo usate magari in piscina, post palestra, queste cose qua, può essere molto indicato. Ha un'azione aromaterapica che sinceramente su di me non ha funzionato perché la profumazione non mi è piaciuta, quindi rispetto agli altri sì, non è un prodotto che mi ha fatto impazzire. Sempre Rubina, ho qui anche il latte corpo che ho decisamente preferito. In questo caso la profumazione era più agrumata, molto più nelle mie corde. Il latte era bello fluido, si assorbiva in fretta, lasciava la pelle bella morbida e mi è piaciuto. L'unica cosa, 300 ml secondo me durano poco se lo utilizzate su tutto il corpo e per questo io ho preferito utilizzarlo solo sulle gambe. Poi mi sono tenuta sulla cima, diciamo, di questo bustone tutte le carte igienica e asciugatutto, perciò ve li faccio vedere adesso. Allora, questo Lori asciugatutto, senza infamia e senza lode, carta igienica che riacquistiamo sempre, invece Lori, questa qui che ci piace, anche se adesso mi hanno messo i fiori rosa che mi piacciono un po' meno, idem Regina, rotoloni sempre amati. Poi questa qui Vivi Verde di Conad, no, di Coop. Sì e no, abbastanza valida, non morbidissima, però sicuramente più morbida di questa di Conad. Ecco, che all'inizio mi era piaciuta, ma adesso non così tanto perché sinceramente la trovo un po' ruvidina. E poi ancora un'altra e ultima, l'alternativa ai rotoloni di Regina, la Foxy, mia amata da sempre. Per quanto riguarda il corpo, sempre, sono in un mood pazzesco. Allora, io ho cambiato abitudini proprio grazie a un prodotto che vedrete dopo di Rubina, perché al mattino adesso, ho capelli negli occhi, scusate, alla mattina adesso quando vado in doccia mi cospargo di olio e poi quando esco dalla doccia sulle gambe, dai piedi fino all'inguine mi massaggio con una crema specifica o meno, dipende cosa ho da finire, cosa ho da testare e tutto quanto. Perciò in queste settimane ho finito un sacco di oli corpo. Uno è questo, l'olio di Diva 101, questo qua della linea Mudra, linea naturale, ha l'olio di vinaccioli al primo posto, l'olio di sesamo, il bel profumo, ma non si sente tanto e non è neanche, non incide neanche la formulazione perché non va a seccare. La vitamina E, altri oli, altri estratti, insomma un po' di tutto. Mi è piaciuto parecchio perché non è un olio pesante, riuscivo a vaporizzarlo sul corpo in maniera molto pratica, molto uniforme. Quando uscivo dalla doccia non avevo la pelle unta e mi è piaciuto davvero tanto. Così come mi è piaciuto molto questo olio idratante corpo vellutante e nutriente di Oro di Spello. Io avevo acquistato la cera labbra di questo brand che adesso non esiste più e poi loro mi hanno inviato successivamente sia quest'olio sia i prodotti viso che sto usando in questo momento. Mi è piaciuto tanto questo olio, non ha un prezzo economico perché costicchia, però è davvero valido. Anche qui il pack è pratico con l'erogatore spray e io mi sono trovata molto bene. Per quanto riguarda i capelli, invece, finito il mio amato spray bifasico di Active Long, questa è la Softening Mist. L'adoro, veramente l'adoro e sono contentissima di averne già un'altra, perché ho quella della versione anniversary e la sto già utilizzando perché è un prodotto che mi ha veramente conquistata. Leggero, idratante, completa lo styling, può essere utilizzato anche sui capelli asciutti, una bomba, davvero una bomba. Come una bomba è questo gel di aloe vera
ho acquistato su Amazon senza aver nessuna particolare pretesa. Mi serviva un gel d'aloe e l'ho acquistato, ve ne avevo già parlato sia sul blog sia sull'Uno al Giorno di Instagram. Anzi, vi ricordo che su Instagram ogni giorno propongo una mini review, di solito verso sera, e mi è piaciuto davvero tanto, tant'è che credo che lo riacquisterò. Poi, ancora per quanto riguarda i capelli, ho finito la crema modellante capelli di Natura Equa, l'olio di sapote, hanno un ottimo prodotto da dosare però perché sui miei capelli tende magari ad essere troppo pesante, utilizzata solo come unico prodotto, invece abbinata ad altro è perfetta. Sempre rimanendo in tema doccia ma detersione, sapone delicato, no, sapone doccia extra delicato della linea ricaricabile di Aulina, questo me l'avevano dato come omaggio da provare, oliva e calendula, delicato, un po' particolare perché mi sembrava che sgrassasse molto la pelle, nel senso che avevo quella sensazione di pelle molto liscia, però assolutamente non me la seccava, quindi valido, non gli posso dire nulla. Terminato questo dentifricio biologico che acquistiamo da INS, sempre un prodotto che ci piace, prezzo piccolo, non causa sensibilità, quindi ottimo. Sempre rimanendo in tema Natura Equa, questo bagno doccia agrumi e cannella, profumazione deliziosa, delicato anche questo, piacevolissimo da usare in doccia, secondo me sia d'inverno sia d'estate. Poi questa crema mani, crema per le mani con limone dell'erbolario, qui abbiamo tre versioni, ci saranno sicuramente anche le altre due perché le ho finite tutte, ma questa è la mia preferita. Era un kit che mi ha regalato mia mamma, io questa qui l'ho amata, veramente amata. Penso di averne provato in passato un sample, ma penso che fosse anche un'altra versione, perché quella aveva dei siliconi e questa qui no. Davvero una crema mani ottima, mi è piaciuta tantissimo. Torniamo a Rubina con la combo delle novità uscite appunto da poco, quelle anticellulite, fango drenante attivo, gel gambe drenante. Da questo prodotto io ho cambiato la mia routine, perché appunto ho iniziato a massaggiarmi ogni giorno, seguendo i consigli di Milena, quindi dalla pianta dei piedi risalendo. Questo fango drenante è una bomba. Io l'ho usato tutti i giorni, in realtà sarebbe da usare 3 volte a settimana per un effetto urto e poi meno, diciamo, per un mantenimento. Io ho voluto fare una prova ogni giorno appunto e ne sono rimasta innamorata. Vi lascio anche i post sul blog in cui ne ho parlato. Leggero, potete usarlo come crema anche se ha l'efficacia di un fango, lascia la pelle liscia, fresca, vi sentite le gambe più leggere, aiuta la pelle ad essere più levigata. Davvero una bomba. Una bomba, io penso che andrò a riacquistarlo tra qualche settimana per usarlo, non tutti i giorni, ma 3 volte, 2 volte a settimana, e per continuare appunto il trattamento perché mi ha aiutata tantissimo. Ho trovato invece meno wow il gel gambe drenante, che aiuta comunque a tenere le gambe leggere, però con un effetto un po' più temporaneo. Quindi io sentivo le gambe molto fresche per un'oretta, due, e poi dopo, però, il pomeriggio le avvertivo leggermente pesanti. Rieccomi, ho dovuto caricare la batteria perché si era scaricata. Strano perché avevo registrato circa 20 minuti, ma probabilmente i 6 anni iniziano a farsi sentire e io ho sempre detto che avrei dovuto acquistarne una di riserva e non l'ho mai fatto. Ma vabbè, andiamo avanti. Perché non l'ho ricaricata del tutto, temo che mi molli. Maschera per capelli Feed di Madara, ne ho già parlato sul blog, l'ho amata, una maschera pazzesca, è una vera azione rinforzante, ricostituente. Io notavo, dopo aver utilizzato questo prodotto, i capelli più pieni e più forti quando erano bagnati durante il lavaggio. Quindi davvero super consigliata, soprattutto se avete capelli fragili, indeboliti, in difficoltà, davvero potrebbe fare la differenza. Prodotto invece che non mi ha fatto impazzire, questa crema Wine Therapy di Sagapò, la linea all'uva. Io ero molto curiosa di provare questa linea perché, sapete, il mio tentativo di unire bellezza e vino, ma devo dire che mi aspettavo di più. Ha una consistenza fondente, una crema corpo da massaggio rimodellante e rilassante. Mi piace molto come lascia la pelle perché ha una consistenza appunto che la lascia vellutata e morbida, ma è un effetto che dura poco. Quindi mi aspettavo di più, sinceramente mi aspettavo di più. Bava di lumaca e uva secondo me potevano dare dei risultati più evidenti, però probabilmente problema del mio corpo.
Un prodotto invece che mi è piaciuto un sacco, questo olio B-Lift attivo elasticizzante, già presentato e anche protagonista di una review mix sul blog. Ottimo, davvero ottimo, un altro olio leggero, elasticizzante, per il corpo fantastico. Non fantastico, ma non male, questo detergente che ho acquistato da INS, detergente delicato per i bimbi, usato per le mani, delicato e mi è piaciuto, quindi sì, non so dirvi se è adatto a lavare i bambini, ma per lavarvi le mani assolutamente ve lo consiglio. Poi un burro scrub lavante, questo Magic Bubble di Vera Lab, non mi ha fatto impazzire neanche questo, perché l'ho trovato sì delicato, utile per lasciare la pelle un po' più idratata dopo la doccia, ma a me non va a sostituire la crema, non mi rimane la pelle così idratata, quindi no. In più è un burro che va massaggiato sulla pelle asciutta e poi va risciacquato e io ho sempre un po' di problemi con questo tipo di prodotto. Potrebbe essere più indicato per l'estate, ma d'inverno sinceramente ho freddo e poi è un passaggio che non amo fare. Poi un balsamo, ma stavolta per i capelli, questo delicato Conad Essentie, ne ho già parlato anche di questo sul blog, ho usato sia questo sia l'altra versione che non so se qui ve l'ho già mostrata, devo dire che non è male, è delicato effettivamente, districa, ha un prezzo piccolo piccolo, come balsamo d'emergenza o anche quando vi serve un qualcosa da acquistare perché non avete modo di fare degli ordini più strutturati, sicuramente può darvi delle soddisfazioni. Una delusione, questo deodorante di The Home Collection, era l'Orange Blossom, questo qua, bellissimo con il pack fatto in questo modo, ma non mi teneva nulla, durata proprio zero e no, non mi lasciava fresca, pulita e profumata e quindi nulla, non è come pensavo. Poi queste cerette, diciamo strisce depilatorie per il viso, forse acquistate da Tigotà, non mi ricordo neanche, per la zona baffetti ci stanno, non mi creavano irritazioni, quindi andavano bene, da usare ogni tanto, non so neanche in quanto tempo le ho finite. Un olio, un altro, avete visto che ci ho dato in questo periodo, un altro olio corpo, questo all'argan di Oila, in realtà questa linea non è mai uscita in commercio e mi dispiace, però purtroppo a volte le aziende devono fare anche i conti con vari tipi di necessità e quindi insomma non è ancora stato prodotto, però era veramente un ottimo olio. Adesso io andrò a usare anche la versione a olio mandorle dolci, però parlarvene è un po' così perché non si può acquistare. Finito il detergente per pennelli di Anthos, che ho usato come detergente pennelli, ma poi visto il periodo ho finito con lui utilizzare come igienizzante, era valido come detergente pennelli perché aiutava per quella esigenza diciamo veloce di pulire un pennello, magari se si deve cambiare colore, passare da un colore all'altro se si è fuori casa e non si ha modo di lavarli, profumazione delicata da oli essenziali agrumata, molto piacevole, anche come igienizzante è andato molto bene. Dovrebbe esserci anche l'altro, ma mi sono dimenticata di portarlo forse, o ce l'ha Ivan di là e non me l'ha ancora dato, vabbè ve lo farò vedere la prossima volta. Finito questo deodorante delicato vapo con estratto di fiori di ibisco e succo di aloe vera di Verde Cop, mi è piaciuto molto, delicato, non male assolutamente, se vi capita datemi una chance perché potreste rimanerne soddisfatti. Finito, e questo ho tenuto solamente l'etichetta, diciamo, perché ho usato il dispenser per metterci l'igienizzante per le mani, e è il detergente intimo allo bio 50, mi è piaciuto tantissimo, devo dire che mi è piaciuto proprio tanto, tutta questa linea praticamente mi è piaciuta. Adesso ho ancora un prodotto da testare, poi arriverà la mega review dopo 2 anni tipo da quando mi hanno inviato i prodotti, perché nel tempo li ho usati tutti, ma ci è voluto veramente moltissimo. Delicato, non ho avuto alcun tipo di fastidio, anzi lenitivo, poco schiumogeno, davvero un ottimo prodotto.
Ottimo prodotto come questo Hair Food di Active Long linea Actifos, in realtà non così favoloso come il mio amato Hair Butter, però una valida alternativa. L'ho usato con piacere, piccola quantità dopo aver lavato i capelli e lo lasciavo praticamente in posa. Non l'ho usato tutti i lavaggi come ho fatto con il Hair Butter, ma semplicemente che volevo fare delle prove di styling diverse. Quando andavo a utilizzare prodotti particolarmente leggeri per lo styling, andavo a usare prima questo per dare un pochino di sostegno in più. Altro deodorante che mi è piaciuto, non è bio, ha un prezzo piccolissimo, però è davvero valido, almeno su di noi, questo Soft Vapo, sempre di Coop, non linea BB verde, linea classica. C'è anche una versione di un altro colore, ma quella va degli ingredienti che non mi convincevano, questo invece mi aggrada di più come formulazione ed è davvero un buon deodorante. Non l'ho utilizzato in condizioni di stress estremo, però per una quotidianità sicuramente sì. Ho finito anche questo qui, il Rapid Reviver di Elvive, ve ne avevo già parlato soprattutto l'estate scorsa, un prodotto da supermercato facilmente reperibile che vi consiglio. Se avete capelli come i miei non ve lo consiglio ad ogni lavaggio perché rischia un po' di aggrovigliarvi i capelli, ma se ogni tanto avete bisogno di un prodotto da utilizzare in velocità, ottimo, perché ve li districa in un secondo e non ve li lascia neanche secchi. Continuiamo, di tirare su qualcosa in più visto che ho qua la busta e se no faccio un gran rumore. Abbiamo quasi finito. Altro deodorante, il Bloom, questo di Bema, super riacquistato più e più volte, uno praticamente dei miei deodoranti preferiti, se non il mio preferito, ma contiene l'allume di rocca. Ahi va ad esempio la versione maschile che sto finendo io in questo momento, dà fastidio perché penso che sia arrivato al limite per questo periodo con l'allume e quindi gli fa irritazione. A me non ha mai fatto irritazione, ma io l'ho sempre usato solo una volta al giorno, lui invece magari lo usa anche due, con due io anche con il sasso, quindi l'allume classico avuto problemi in passato, quindi sempre consigliato una volta al giorno, non di più, perché sennò si può avere questo problema. Di solito mi dimentico di dirvelo, oggi sfrutto questa cosa per ricordarvelo. L'altra crema mani che vi dicevo dell'erbolario è questa qui, per le mani e le unghie, con olio d'oliva, leggermente più oleosa rispetto a quella al limone, sempre valida, ma io le ho preferito quella al limone. Altra crema mani, questa Biolab, vediamo un po' se l'ho tagliata, ma ecco, ve la faccio vedere così perché si è staccata. Era l'argan, non male, una crema senza paraffine, oli minerali e cose varie, aveva la glicerina, un mix di oli naturali, diciamo, però quelli un po' così, non una formulazione particolarmente ricercata, ma comunque sulle mani un buon effetto. Poi questo che dovrebbe essere, o meglio è, il burro solido per la schiena, io lo chiamo così perché praticamente lo uso sempre per la schiena, ma sarebbe indicato per tutte quelle che sono le problematiche articolari, doloretti e cose varie. In questo momento non mi ricordo assolutamente il nome, qua si è staccato, l'ho riacquistato, ne ho già uno nuovo, ve lo lascerò ovviamente qua perché non me lo ricordo. Poi un ultimo prodotto, poi abbiamo i jolly e abbiamo finito, sempre alle OB50, la saponetta. Delicata, una leggera schiumina la faceva, per pelle sensibile, sì, mi è piaciuta, però dalla linea alle OB50 ho preferito altro. Una saponetta interessante, però niente che mi abbia stravolto, d'altra parte è difficile che un sapone mi stravolga, però non si sa mai. Finite le ricariche del DAC Fresh Disc, finito questo detersivo per la lavatrice ai fiori bianchi Verso Natura Eco Conad, mi è piaciuto, non mi ha affatto dispiaciuto sinceramente, potrei anche riacquistarlo, non so più dove appoggiare la roba, perciò tolgo qui, butto la busta per terra e finiamo perché abbiamo fatto. Cambio armadi vuol dire una valanga di Orfea Salvalana che infilo dappertutto, lenti a contatto solite ricariche per l'umidità, queste da mettere nelle mie gabbiette, Tarmi Block sempre per il cambio dell'armadio, così come queste gabbiette vape
devo dire mi piacciono, non sono affatto male, hanno anche la possibilità di segnare quando le andate a mettere nell'armadio e quindi di ricordarvi quando cambiarle. La mia super amata ceretta Vette già riacquistata e un paio di confezioni di veline, solo due perché non le ho proprio più riacquistate, quindi sono passate le settimane e le abbiamo riacquistate solo qualche giorno fa al supermercato. Direi che posso chiuderla qui perché ho parlato un sacco, è morta la batteria e tutto quanto, quindi adesso io vi saluto, ci vedremo la settimana prossima con la seconda parte dei prodotti finiti che saranno tutti dedicati al viso. Intanto io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi aspetto nei commenti se volete dirmi se avete provato qualcosa di questi prodotti oppure cosa avete finito voi o per qualsiasi altra cosa. Vi aspetto anche su Instagram che avete trovato sempre qui, sul blog che avete trovato sempre qua e se vi va guardate anche questo video. Un bacione, a prestissimo, ciao!